lampo, allarme, torce labbra curva, in gesto di amarezza, indifferente, più reale del vero, che spesso sembra stupido. Usa il cervello e i nervi, con disinvoltura, e mira al cuore, mira al cuore, mira al cuore. Se l'alibi non regge e l'evidenza sfugge. Allora, Roberto, buonasera. Dopo l'infausto venerdì 17 ci risiamo, siamo in... Senti, allora, intanto un giudizio sulle elezioni europee, sia per il PD sia più in generale, e su quelle amministrative, a parte che qui sembra che la stagione elettorale non finisca mai, insomma. Diciamo ormai è una... continua, diciamo, una campagna permanente, ma questo fa parte delle politiche moderne, nel senso che, per onestà, bisogna dire che questo avviene anche in altri paesi. Insomma, Donald Trump è in campagna elettorale da quando ha vinto le elezioni, già per il secondo mandato, eppure è tra un anno e mezzo, insomma. Comunque, stando alle nostre cose, sono passate due settimane, quindi finalmente si comincia, al di là dei talk show e delle battute, si comincia a vedere quali sono gli effetti reali. Gli effetti reali delle elezioni a due settimane sono che, nonostante un rafforzamento ampiamente previsto, i nazionalisti, cioè quelli che raggruppiamo sotto la voce sovranisti e populisti, voce moderna che raggruppa una ideologia nazionalista diffusa soprattutto nei paesi dell'est Europa, hanno vinto dove si immaginava che vincessero, cioè in Polonia, in Ungheria e, ovviamente nei posti dove già erano al governo, cioè in Austria e anche nel nostro paese, ma non hanno sfondato. Chi ha vinto le elezioni in maniera, dal punto di vista dei numeri europei, sono soprattutto i Verdi e i Liberal Democratici, che raggiungono il loro massimo storico, e delle elezioni europee dal 78, dal 1978 ad oggi, c'è una pressione lieve rispetto a quella che è la vicenda generale da parte sia del Partito Popolare Europeo e del Partito Socialista Europeo, che ovviamente sono forze che in prospettiva e anche nelle proposte politiche sono forze alternative, ma che non lo sono rispetto ai nazionalisti per quello che riguarda i temi europei. E difatti adesso è iniziato il gran ballo, diciamo, del dopo elezioni, perché adesso noi eleggeremo il Presidente del Parlamento Europeo. I gruppi parlamentari stanno procedendo in queste ore ad eleggere i loro rappresentanti. Proprio oggi i Liberal Democratici hanno sostituito con Ciolos, ex premier rumeno,
Verhofstadt, che questi anni ha guidato, no? Un leader politico che conosciamo anche perché parla un fluente italiano e più volte ha stigmatizzato in questi anni le posizioni sia al suo tempo, diciamo, di Berlusconi che quelle oggi di Salvini, pur essendo un liberal democratico, quindi sicuramente un moderato. I socialisti hanno eletto ieri la Garzia come nuovo leader capogruppo, adesso quindi si procederà quando finirà l'elezione dei vari capigruppi e se il gruppo dei nazionalisti riuscirà a formare un gruppo, perché ricordo che Salvini il Movimento 5 Stelle, che ha avuto una pressione fortissima, non ha un gruppo a cui riferirsi e finirà nel gruppo misto per certo. È un'ipotesi che in cui potrebbe doversi adeguare anche Santini, perché Orbán, che pure è certamente fautore e conservatore, che da destra è molto sul crinale del nazionalista spinto, con modifiche alla Costituzione molto gravi fatte in questi anni, contestate anche e sanzionate dal Consiglio europeo, tuttavia ha deciso in maniera molto furbesca di non abbandonare il gruppo del Partito Popolare Europeo, sapendo bene di avere un numero consistente di parlamentari, e quindi lui sostanzialmente dice: se volete cacciatemi. Ma facendo in questo modo, da un lato si forma uno stallo nel Partito Popolare Europeo, che preferisce tenere agganciato Orban piuttosto che regalarlo agli altri nazionalisti, e questo però determina il fatto che potrebbe non formarsi un gruppo dei cosiddetti sovranisti, cioè dei nazionalisti, e quindi Salvini anch'esso finire nel gruppo misto. Questa è la vicenda europea. La vicenda italiana invece, Luciano, è molto più legata alle questioni, diciamo, del governo e alle elezioni regionali, sui quali oggettivamente si registra un miglioramento delle posizioni nei capoluoghi da parte del centrodestra e la sconfitta, diciamo, forse in attesa, ma per il modo in cui, diciamo, è maturata, per la capacità di dialogo, che comunque ha avuto Chiamparino fino all'ultimo, facendo quasi intendere che poteva forse farcela, diciamo, quella è la sconfitta che brucia di più in Piemonte. E in giro per i grandi capoluoghi, sostanzialmente, laddove non è in gioco il Movimento 5 Stelle, e comunque dove è stato in gioco, perde, esempio per tutti, la città che è stata un po' simbolo di Livorno, no? Di Nogarin, che non è stato eletto né deputato europeo né si è potuto ricandidare a Livorno, e Livorno è stata persa e vinta dal centro-sinistra. Ma sostanzialmente i capoluoghi e i comuni, quando non c'è 5 Stelle, si dividono e vanno dove si va al ballottaggio per centrodestra, quindi con la Lega dentro il centrodestra, ovviamente in una posizione diversa da quella diciamo del passato nel rapporto con Forza Italia, un rapporto di 3-1 per la Lega, spesso, almeno nel centro-nord, e in questo confronto del centrodestra e centrosinistra, ovviamente la tendenza di questo periodo è un miglioramento del centrodestra, ma non così sostanziale, perché la differenza tra centrodestra e centrosinistra sono 4 o 5 città. Con qualche segnale, ovviamente, come è quello positivo per Livorno, per il PD, negativo a Ferrara, soprattutto in prospettiva per le prossime elezioni regionali dell'Emilia Romagna, che se non sbaglio dovrebbe essere a novembre di quest'anno. Sì, sì, a novembre. Ecco, e quindi quello è un segnale. In conclusione, il PD tiene, e forse tiene meglio anche di come si immaginava, con un risultato prossimo al 23, supera 5 Stelle, rimane però aperta la partita, ma questo ne parleremo quando parleremo nello specifico del PD, perché poi comunque alle elezioni politiche manca sempre un 15% per far 40 per poter governare, quindi voglio dire, il tema è come si raggiunge il 40%, stante la legge elettorale attuale che non si cambia. Dal punto di vista della tenuta psicologica e anche morale, diciamo, nelle amministrative c'è una bella tenuta, in qualche caso anche qualche sorpresa positiva, segno che, diciamo, quantomeno la sferzata del congresso è servita a rimettere in piedi, diciamo, in assetto il Partito Democratico. Ma a proposito di congresso, sicuramente comunque il PD ha aspettato troppo a fare il congresso,
a discutere di linea, di valori, e forse ancora non ci siamo, di errori. E il PD è stato congelato di fatto, mentre si formava il peggiore governo di destra che il paese abbia mai conosciuto. Ecco, questo è un po'. Quindi quella che si è notata è l'assenza di una vera opposizione a questo governo, proprio perché il PD era ancora raggomitolato sui suoi problemi, senza mai sciogliere i nodi. Questo è un po', no? Che dici? Ma sicuramente c'è un problema, questo qui è un dato, diciamo, come dire, di scienza politica, nel senso che quando tu hai un governo nel quale l'opposizione è interna al governo, e in questo caso qui l'opposizione, quando si prende un provvedimento della Lega, la fa 5 Stelle, quando lo prende un provvedimento 5 Stelle la fa la Lega, è chiaro che occupa tutto lo spazio della comunicazione, no? Questo solo, diciamo che... questo solo nell'ultimo periodo, perché per il resto non è andata così, però. Sì, no, questo si aggiunge all'analisi giusta che avevi fatto tu, cioè l'attesa di quasi un anno del congresso, la paligenesi, diciamo, sulle forme del Partito Democratico, che non è risolta, diciamo, nel senso che non è che sia risolta semplicemente cambiando il segretario, evidentemente, no? Perché c'è un problema di rapporto tra il Partito Democratico e l'elettorato di sinistra, ma come dicevo prima c'è un problema anche di un rapporto tra il Partito Democratico ed un elettorato che non è del Partito Democratico, ma che negli anni passati, attraverso per esempio l'Ulivo prima, attraverso il dibattito che ci fu al tempo del congresso di Veltroni, della nascita del Partito Democratico, comunque guardava al PD pur votando magari forze che facevano parte dell'alleanza, diciamo, no, coordinata dal Partito Democratico. Questo dibattito ritardato ha fatto sì che ovviamente l'opposizione sia cominciata con forza di dato, sostanzialmente al più 15 giorni dopo che era stato eletto Zingaretti, no? E l'opposizione comporta anche delle domande specifiche e difficili, cioè se uno chiede che il governo cada, ha pronta un'alternativa da proporre al capo dello Stato il giorno dopo? Perché giustamente il Presidente della Repubblica, come garante della Costituzione, la prima domanda che farà a chi eventualmente promuove una mozione di sfiducia, che dovesse avere per qualche motivo, diciamo, ragione, è quella di dire: domani mattina dovete dirmi quale nuova maggioranza c'è, altrimenti io sono costretto a sciogliere il Parlamento, oppure a trovare una soluzione tecnica. Da questo punto di vista è chiaro che il Partito Democratico è molto indietro, nel senso che è riuscito a rimettersi in linea, è riuscito a rinvigorire, diciamo, un po' le forze dei suoi candidati nelle amministrazioni locali, ma ancora non ha una politica, diciamo, completamente attenta, diciamo, a tutte le forme del governo, cioè una politica che possa essere considerata la politica ombra, del governo ombra, diciamo, per intenderci, rispetto al governo che c'è attualmente. E questo è il problema principale. Però bisogna dire anche a scusante quello che dicevo prima, cioè il Partito Democratico deve organizzare se stesso di nuovo il rapporto con gli elettori, ma nello stesso tempo ha anche la necessità di ragionare su come costruire quell'altro 15-17% attualmente con cui eventualmente vincere le prossime elezioni legislative. Non è una cosa semplice, soprattutto quando si è in una condizione di difficoltà. Senti, adesso questa è la prima parte, mandiamo una canzone e poi riprendiamo. Perfetto. Va bene? Allora, sono con voi. E quindi mandiamo un'artista che in realtà abbiamo già sentito in trasmissione altre volte, ma non avevamo ancora ascoltato la sua voce. E allora eccola proprio nello splendore, appunto, solo voce e chitarra. Si tratta di Anna Calvi e il brano è Don't Beat the Girl Out, My Boy. Do-do-do.